un bue romano e una tartaruga toscana. Beh, basta questo per descrivere l'epicità di Fantazoo, detto anche Oxtails. Ovviamente le cadenze regionali sono solo in Italia, dove questo anime nippo-olandese ha spopolato a partire dal 1989 e anche se non abbiamo sentito le altre versioni, siamo sicuri che è l'adattamento migliore, visto che metà del divertimento viene dalle espressioni dei due protagonisti. Alvaro e Camilla sono un blef. Come per la Tata, dove si sono inventati parentele strane, zia Assunta non era la zia ma la mamma di Francesca, vedetevi il video di Lilletta che vi spiega tutto, anche qui c'è una trasformazione, Camilla in originale era un maschio. Alvaro è il gestore di questo zoo, veste gli zoccoli, ve l'avevo detto che era una produzione mezzo olandese, e vive assieme alla sua amica tartaruga dal guscio molto fragile visto che spesso andava in pezzi. In uno zoo in cui ci sono una miliardata di animali, nessuno dei quali però sa parlare correntemente, al massimo mugugnano qualche parola oppure fanno diversi. Insomma, gli unici due eletti col dono della favella sono i protagonisti, un po' come nei Pokémon dove l'unico a parlare era Meo. Proprio così! La genialata dell'adattamento italiano è che i due non parlano con una dizione perfetta, tipo le attrici del piccolo teatro di Milano, mi si porti il laggio, senti che vibrato. No, lui è un burino che parla in romanesco. Te posso ammazzare l'altro. Lei è una toscanaccia fiorentina. Marimma. Altra cosa ridicola, i nomi degli altri animali della fattoria. La giraffa si chiama Modigliani, come il noto pittore che dipinge i suoi personaggi con questi colli fenicottereschi. Il gorilla si chiama Rambo, la zebra Righello, il pavone addirittura Technicolor, fino ad arrivare al maiale, che visto che mangia come un tritarifiuti, si chiama Bidon, spesso oggetto dell'attenzione di Alvaro che lo vorrebbe più fashion. Sai Bidon, mi sembri leggermente ingrassato e a tua moglie non piacciono i maiali troppo grassi. Ma per fortuna qui c'è la cintura, togli ciccia senza lavoro. Le puntate, abbastanza rapide, si basano su situazioni grottesche in cui l'ingenuo Alvaro e la collerica Camilla, soprannominata da lui Gnappetta, mentre lei lo rimbrotta con Citrullo, danno vita a situazioni demenziali che non possono non strappare una risata. Esci fuori, su! Accidenti! Quanto è dimagrito! Oh no! Così sembra un'aquila mezza pelata. Ciao Gertrude, come va? Mostruosa! È stata così tanto col capo sott'acqua che si è trasformata in un pesce azzurro. Ti piace il tuo nuovo cappellino a fiori? Alvaro vorrebbe migliorare la vita degli abitanti del Fantazoo, vorrebbe migliorare il look del cavallo, dare un colore meno minaccioso ai pipistrelli, ma il disastro è sempre lì. È veramente bello come cervo! No, ho l'impressione che come inno alla natura l'è un pochino esagerato. Fine di un cervo ecologico. In compenso è bravissimo nell'aiutare una mucca a trasportare mammelle fuori di misura. L'anime nasce da un fumetto che in Olanda è ancora in corso di pubblicazione e ogni tanto non mancano le cosette piccanti. Insomma, tra un grullo e una gnappetta, ecco che volano via i 52 episodi italiani resi magistralmente da Piero Tiberi, Alvaro, e Graziella Polesinati, Camilla. Decisamente meglio rispetto, ad esempio, alla versione inglese, dove un unico doppiatore interpretava Alvaro, Camilla e pure il narratore, alla faccia del one-man show.